Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video del nostro canale Scuola e-commerce. In questo video vorremmo introdurti a una nuova serie di video, a una novità come abbiamo fatto insomma a inizio anno, ci saranno tante altre novità e questa è una di queste novità che appunto voglio presentarti ed è una novità che riguarda soprattutto l'implementazione di siti e-commerce. Per questa serie di video che faremo prossimamente, ci sarà qui con noi e questi video saranno seguiti principalmente dal nostro carissimo collaboratore con cui lavoriamo da anni per sviluppare siti e-commerce, che è Marco Fumagalli. Marco si occupa da anni di sviluppare siti e-commerce e di svilupparli con tantissime piattaforme e anche di seguire progetti digital in generale. In particolar modo, all'interno del nostro canale, in questo caso mostreremo soprattutto l'utilizzo della piattaforma Shopify. Quindi Marco, benvenuto. Grazie. E Marco, raccontaci un attimino, racconta ai nostri follower qual è il tuo background, di che cosa ti sei occupato, quali lavori abbiamo fatto insieme Certo. e anche tutte le difficoltà poi che abbiamo avuto anche nel gestire Abbiamo determinati, superato esatto, che abbiamo spesso. superato nel sviluppare siti e-commerce o comunque anche sviluppare siti di clienti anche grandi, grossi. E soprattutto come siamo giunti poi alla conclusione di utilizzare Shopify come una delle piattaforme, forse per l'80% possiamo dire, Direi di sì. di casi può andare bene appunto l'utilizzo della piattaforma Shopify. Quindi raccontaci tu un attimino. E insomma, soprattutto partendo dalla tua storia. Certo, bene, grazie Jaspal. Come diceva Jaspal, negli ultimi 10 anni ho avuto la possibilità di affrontare diversi progetti digital, quindi da progetti di lead generation, quindi generazione di contatti commerciali, fino ad e-commerce, in diversi settori. Su diversi argomenti, ad esempio ricambi auto, assicurazioni, moda, sport, insomma ho cercato di toccare più temi e più settori. Proprio come diceva Jaspal, abbiamo affrontato talvolta anche insieme, quindi diverse criticità che questo mondo ovviamente ti porta in dote e abbiamo sviluppato progetti con diverse piattaforme. Quindi da CMS come WooCommerce o PrestaShop, fino a situazioni in cui abbiamo dovuto sviluppare il sito e-commerce custom sulle esigenze del cliente. Negli ultimi anni Shopify ci ha offerto come piattaforma sicuramente grandissimi vantaggi, questo lo devo Certo. dire, e se ne devo citare due su tutti mi viene in mente sicuramente la velocità. E l'altro grande vantaggio che trovi in Shopify è la facilità di utilizzo, Esatto, che vuol fondamentale. dire gestione del magazzino semplice, ma soprattutto ad esempio l'integrazione con tutto il mondo delle analytics, quindi Google Analytics, l'utilizzo del pixel di Facebook, perché trovo che l'integrazione sia molto semplice, non richiede competenze tecniche specifiche, ma soprattutto abbiamo notato che ti offre un dato profondo, corretto, corposo Completo. e completo, e questo è fondamentale per gettare appunto le basi sia su una startup o un progetto di un'azienda più grande, per poter far crescere l'e-commerce che si intende portare online e comunque far crescere. Quindi, avendo visto progetti veramente in diversi settori, ma soprattutto di diverse dimensioni, quindi dalla startup all'azienda piccola e media impresa, ma anche progetti di grandi imprese, possiamo dire che tuttora Shopify è la nostra scelta preferita indicativamente nell'80% dei casi. Quindi nei video che andremo a proporti cercheremo di sviscerare quelle che sono le caratteristiche di Shopify, fornendoti i pro e i contro, quindi offrendoti una panoramica completa dal Anche nostro per, punto di vista. esatto, anche perché sottolineiamo questo aspetto, va bene nell'80% dei casi, ma ci sono ovviamente dei casi particolari dove abbiamo riscontrato noi anche che ci sono magari delle funzionalità o delle particolarità all'interno di quel caso specifico dove magari Shopify non è la piattaforma adatta. Però nella maggior parte dei casi, quindi se sei un imprenditore, un piccolo artigiano, una piccola media impresa o comunque una startup di piccole dimensioni che ha bisogno anche di velocizzare il suo processo di Entrata nel entrata nel mercato. mercato, esatto, ingresso nel mercato, sicuramente Shopify è una delle piattaforme migliori e proprio per questo la tratteremo in maniera
profonda, cercheremo anche di mostrare quanto è semplice utilizzarla, non solo per noi che magari abbiamo un'esperienza, un background tecnico, ma anche per chi è l'imprenditore in prima persona che deve gestire tutti i giorni i propri e-commerce. Cercheremo di metterti a disposizione anni di esperienza e di errori anche. Esatto. L'obiettivo, diciamo, è di guidarti cercando di aiutarti a compiere il minor numero possibile di errori. Esatto. E condividendo quello che è stato l'esperienza, il nostro percorso di questi anni insieme. Sì, esatto. Sì. Perfetto, con questo ti ringrazio Marco e ci grazie vedremo appunto nei prossimi video e mi raccomando continua a seguire questi nuovi video che faremo dove ti spiegheremo come implementare e sviluppare un e-commerce partendo da zero utilizzando appunto la piattaforma Shopify che è piuttosto immediata e va bene anche per budget ridotti, quindi anche questo è un assolutamente fattore importante. Ci vediamo nei prossimi video, un saluto, ciao! Ciao! Se ti è piaciuto questo video, clicca mi piace e condividilo con i tuoi amici. Se vuoi rimanere aggiornato, iscriviti al canale. Se vuoi interagire con noi, clicca qui e iscriviti al nostro gruppo chiuso su Facebook. Ciao e al prossimo video!